Ed eccoci qui su Dark Folly Channel con un nuovo video tutorial. Scusate se questa settimana non ho potuto caricare video, ma sono stato impegnato con la scuola tra compiti e interrogazioni. Ma veniamo al dunque. Questo video tutorial non parlerà di veicoli, dato che li abbiamo quasi finiti. Rimane soltanto la Racer ed i Flash. I Flash, questo veicolo piccolino, aspetto più là qualche aggiornamento, e la Racer invece non ha intenzione di farlo per il momento perché a fine di novembre dovrebbe arrivare un aggiornamento che la dovrebbe modificare drasticamente. Quindi non andremo a parlare dei veicoli, ma andremo a iniziare la serie sui velivoli. Quanti sono i velivoli su Planetside? Sono tre: il Mosquitos, il Liberator e il Galaxy. Oggi noi andremo ad analizzare il Mosquito. Già dalla prossima settimana, oppure tra 2 settimane, inizierò anche la serie su come pilotarlo. Infatti è uno dei mezzi, se non il più difficile, da pilotare. Quindi questo video non sarà molto lungo, dato che il Mosquito non ha molte abilità e certificazioni. E iniziamo subito. Allora, intanto questo, il nostro Mosquito, può portare solo una persona e ha 2 armi. L'arma principale, che è questa, e l'arma secondaria, che sono questi lanciamissili. Quindi, innanzitutto vediamo le certificazioni del Mosquito. Troviamo i sistemi passivi, che, come in tutti i veicoli, come ho già detto, servono a poter acquistare il nostro veicolo più velocemente. Ogni attacco che noi acquisteremo ci darà la possibilità di comprarlo più velocemente, fino al massimo di 1100, cioè di 600 secondi. Quindi questi sono i sistemi passivi. Dopo i sistemi passivi troviamo lo slot multiuso. Cosa comprende lo slot multiuso? Il radar di esplorazione, il bengala, il sistema di eiezione e il sistema antincendio. Allora, il primo, come dice la stessa parola, e come detto negli scorsi veicoli, ci darà la possibilità di vedere tutti quanti i nemici che ci sono attorno al nostro mezzo. Ogni tacca che noi potenzieremo ci permetterà di aumentare il raggio di azione del nostro radar. Il primo costa 50 certo, lo aumenta di 50 metri, il secondo lo aumenta di 100, il terzo di 150 e l'ultimo costa 500 certo e aumenta il raggio massimo fino a 200 metri. L'unica pecca di questa abilità è che se il nostro nemico rimarrà fermo non verrà segnalato sulla minimappa. Dopo il radar di esplorazione troveremo i Bengala. Cosa sono i Bengala? Sono un'abilità speciale che ci darà la possibilità di sganciare tutti i missili che ci hanno agganciato il nostro veicolo. Qual è la differenza tra queste tacche e quindi qual è la differenza se noi potenziamo il nostro Bengala? Ci darà la possibilità di usarlo più velocemente. Infatti, la prima tacca richiede un'attesa di 40 secondi dopo l'attivazione e si difende per 5 secondi, la seconda ci richiede un tempo di attivazione di 35 secondi, il terzo di 30 secondi e l'ultima tacca di 25 secondi e costa però 1000 cert. Quindi, dopo il Bengala troviamo invece il sistema di eiezione, un'abilità credo tra le più inutili nel gioco. Infatti costa 500 cert adesso il primo slot e ci dà la possibilità di sganciarci dal nostro veicolo senza subire danni. Cosa molto inutile, dato che ad esempio io se compro un veicolo di sicuro o muoio con esso, oppure sono ingegnere quindi posso ripararlo. Oppure sono un light assalto, quindi mi posso buttare semplicemente dal veicolo mentre volo. Quindi vi consiglio di non acquistare mai questa abilità. Dopo il sistema di eiezione troviamo il sistema antincendio. Cos'è questa abilità? Ci darà la possibilità di spegnere le fiamme del nostro veicolo. Troviamo 4 slot, la differenza tra questi 4 slot è che il primo costa 30 cert, ci riparerà il veicolo del 3% per 5 secondi, si può attivare dopo 60 secondi. Il secondo invece ci ripara del 6% e si può attivare dopo 55 secondi. Il terzo ci ripara del 9% e si può attivare dopo 50 secondi. E l'ultimo costa 500 cert, ci riparerà il veicolo del 12% e si potrà attivare dopo 45 secondi. Quindi consiglio di comprare come slot multiuso o il Bengala oppure il sistema antincendio. Poi a fine del video vi farò vedere i due casi in cui dovrete usarli. Quindi dopo il sistema multiuso troviamo
troviamo lo slot di difesa. Lo slot di difesa comprende l'armatura composita, il sistema di autoriparazione naniti e lo stealth del veicolo. Allora, la prima slot di difesa è l'armatura composita. Come dice la stessa parola, è un'armatura che ci difenderà dai colpi flak, cioè dai colpi delle antiaeree e anche dai fucili della fanteria. È una slot di difesa molto costoso, infatti la prima attacca costa 100 cerd e ci difende del 55%, la seconda ci difende del 20%, la terza del 25% e ci difende del 25% e l'ultima attacca ci difende del 30%, quindi per un incremento del 5% in più di difesa costa 1000 cerd. Poi, dopo l'armatura composita, avevamo il sistema di autoriparazione naniti. Cos'è questa abilità? Dà la possibilità di autoriparare il nostro mezzo anche quando siamo in aria, cosa molto utile, dato che anche se andate a fumo non avete la necessità di scendere dal vostro veicolo e riparare, ma vi autoriparerà. La prima attacca costa 50 cerd e ti ripara il 54% ogni 5 secondi. Se 54 sarà un bug, sarà 5,4. La seconda costa 100 cerd e ci riparerà dello 5,83. Il terzo 6,67. Il quarto del 7,5. E l'ultimo dell'8,33. Vi consiglio di maxare questa abilità perché l'ultimo di livello è molto importante. Dopo il sistema di autoriparazione naniti troviamo lo stealth del veicolo. Questa abilità ci permetterà di passare più inosservati, quindi di bloccarci con maggior tempo e di farci spottare, cioè di farci segnalare sulla minimappa con maggior tempo. La prima attacca costa 30 cerd, ci farà alloccare a una distanza di 174 metri, aumenta il tempo di lock-on di 0,25 secondi, cioè nulla. Il secondo 0,5 secondi, il terzo 0,75 e l'ultimo ci farà aumentare soltanto di un secondo, però impedisce completamente l'autorivelamento del veicolo, però costa 1000 cerd. Come il sistema di eiezione, il stealth del veicolo è una cosa, a mio parere, inutile, quindi vi consiglio di non acquistarla. Quale comprare tra l'armatura composita e il sistema di autoriparazione naniti? Consiglio la seconda, perché l'armatura, pur riparandoci l'ultimo livello del 30%, non neanche vi accorgerete di non averla, invece col sistema di autoriparazione naniti è molto essenziale, mentre si è in aria. Dopo lo slot di difesa troviamo lo slot prestazioni, che comprende tre tipi di cellule, da duello, da volo stabile e da alta velocità. Quelle che consiglio io sono le prime due, infatti la prima ci consentirà di migliorare la nostra agilità e il nostro rollio molto utile nei duelli aerei, e il cellula di volo stabile invece, come dice la stessa parola, renderà più stabile il nostro veicolo, quindi molto utile per bombardare. E invece l'ultimo, come dice la stessa parola, aumenterà la nostra velocità e i nostri post bruciatori, cioè il nostro turbo, però essendo il moschito il più veloce tra i tre velivoli, quindi tra gli Shelter e i River, vi consiglio di acquistarla, vi consiglio di acquistare o la cellula di volo stabile o la duello aereo. Bene, adesso andiamo ad analizzare le armi del moschito e poi andiamo a vedere i slot che possiamo fare. Allora, iniziamo con l'arma principale. Noi come arma base avremo la N18 Needler. Arma utile sia contro gli aerei sia contro la fanteria. Ha un caricatore molto di 75 colpi in canna e di 900 nel caricatore, molto utile per chi è ancora inesperto e che sprecherà molti colpi. E vi consiglio di non potenziarla molto, ma se la volete usare, acquistate un mirino, non essenzialmente, però un mirino 1,25. Il servizio è un po' inutile in quest'arma, dato che non dovete potenziarla molto, però dovrete aumentare la capacità di munizioni. Quindi questa è la nostra arma base. Dopo la Needler cosa ci sarà? Ci sarà la Banshee, un'arma di 100 cert, arma assolutamente utile contro la fanteria, ma non molto utile contro gli aerei. Per equipaggiare quest'arma, essendo un'arma antifanteria, potete comprare per forza l'ottica visione termica da 200 cerd, come servizio di aumentare i colpi in canna oppure la velocità di ricarica, come volete, e come munizioni però dovete aumentare per forza la capacità di munizioni, dato che può portare il minimo 250, che si consumeranno molto velocemente.
Quindi arma molto utile contro la fanteria e poi troveremo la M18 rotatorio, arma essenziale nei duelli aerei e anche fa numerosi danni alla fanteria, non come la Banshee però. Come equipaggiare quest'arma? Essendo un'arma antiaerea, non dovete acquistare per forza un mirino, se volete un mirino 1,25x, io lo tolgo perché non lo uso. Poi come servizio dovete aumentare per forza il caricatore. Almeno non fino al massimo, ma al penultimo livello, e potete aumentare per forza ovviamente la capacità di munizioni. Quindi, queste sono le nostre armi primarie. Cosa vi consiglio di comprare? Vi consiglio di comprare l'arma a rotatori perché è un'arma molto versatile a differenza delle altre due. E adesso andiamo a vedere le armi secondarie. Con le armi secondarie non è che abbiamo una vasta scelta. Di base noi avremo il serbatoio di carburante che aumenterà il vostro bruciatore dell'80%, però non vi consiglio di usarla. Se proprio volete usare un'arma secondaria vi consiglio o i Tomcat o gli Hellfire. I Tomcat saranno la missili antiaerei, come potete vedere, agganceranno, quindi loccheranno il nostro velivolo, soltanto i velivoli, e lo inseguiranno fino a colpirlo, sempre se loro non ci sbloccano. Quindi ottima arma nei duelli aerei sulla distanza però, perché da vicino è molto difficile da bloccare il nostro velivolo. Come equipaggiarla? Un mirino, un per, anche se non è essenziale, aumentare o il raggio di aggancio oppure il tempo di lock-on. Vi consiglio il raggio di aggancio e come munizione ovviamente aumentare la capacità di munizione dato che può portare di base soltanto 5 missili. Quindi per forza aumentarlo. E poi come arma secondaria consigliata vi consiglio gli Hellfire, arma antifanteria che sono l'eccellenza se volete fare uccisioni. Come equipaggiarla? Essendo un'arma antifanteria ovviamente usate una visione termica. Aumentare la velocità di ricarica perché sono molto lenti a ricaricare, ovviamente aumentando la capacità di munizioni. Quindi, queste saranno le nostre armi antifanterie consigliatissime, sono quelle con cui ho fatto più kill tra i mezzi e i velivoli. Adesso andiamo a vedere i due slot, quindi come possiamo fare due tipi di mossi. Il primo andiamo a vedere immediatamente, sarà quello full antifanteria, quindi equipaggiandolo con la Banshee. Gearfire. Come abilità vi consiglio o il bengala o il sistema di antincendio, uso il bengala contro la fanteria, poi ovviamente come il sistema di autoriparazioni e come prestazioni la cellula di volo stabile, dato che dovrete bombardare. Quindi questo è il primo slot che possiamo fare. Poi troviamo quello anzolo antiaereo, quindi rotario, Tomcat, come ovviamente come usiamo il sistema antincendio, il sistema di autoriparazioni, come prestazioni, vi consiglio sempre cellula di volo stabile, ma se volete potete acquistare anche quello da duello aereo. Quindi questo sarà quello full antiaereo e poi troveremo quello sia antiaereo che antifanteria, come lo uso spesso io. Quindi con la rotario, quindi antiaereo, il fire contro la fanteria, il sistema antincendio, che sia utile sia contro la fanteria sia contro gli aerei, il sistema di autoriparazione, come slot prestazioni, sempre la cellula di volo stabile. Quindi possiamo fare sino a 3 slot diversi del nostro moschito. Bene, credo di aver detto quasi tutto sul moschito. Come già detto, dalla prossima settimana inizierò la serie su come guidare questo fantastico veicolo. Se rimane ancora tempo, vi lascio a fine video delle azioni che ho fatto col nostro moschito. Quindi qui da Darkfall è tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Qui da Darkfall è tutto, alla prossima.